Tra le tante regole per sopravvivere in Tarkov, ce n'è una che mi sta particolarmente a cuore. Non si luta. finché non si è finito di combattere. Oggi, però, vi mostrerò come per vincere, è ogni tanto necessario infrangere le proprie regole. Un po' di contesto: la partita che state per vedere è stata giocata a reserve in due con il mio amico Kantak. E prima che vi scatenate nei commenti dicendo quanto siamo cattivi l'uno con l'altro, eccetera, eccetera. Sappiate che siamo molto amici, ci conosciamo da parecchio tempo e ci punzecchiamo, ci divertiamo così. Quindi, sappiate che per tutta la partita non c'è altro che rispetto e amicizia da parte di entrambi, quindi tranquilli. Detto questo, passiamo alla mappa che vi do un'infarinatura su quello che state per vedere. Ok, questa è la mappa di reserve. Il grosso della nostra azione si svolgerà in questo quadrante qui. Nello specifico, all'inizio del video, mi disegno in arancione, io sarò più o meno in questa posizione. Mentre Kanta, che disegnerò in azzurro, è già più o meno in questa posizione. Poi, per tutto il resto del video, tendenzialmente Kanta terrà la parte destra dell'edificio denominato Alfiere Nero o più comunemente scuola, quindi Kanta starà di qua e io starò di qua. Il raid sembrava abbastanza tranquillo, fino a quando Kanta non mi ha avvisato della presenza di Glucar con eh, grande eleganza. C'è Luca. Dove? Tu scuola. dove sei? Sono entrato, sotto. sono entrato sotto. Sotto vuol dire lui, nel lui. bunker? Sì, 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 sotto. Sono. Lui è a scuola. Mm -hmm. okay, questa parte ve la accelerò veloce. Io e Kanta combattiamo la scorta. È interessante, ma non per questo video, per cui ne parliamo piuttosto un'altra volta. Mi soffermo solo per farvi vedere come ho ucciso il boss in persona, perché sono due aspetti di cui voglio parlare. Eccoci qua, scusate per il viaggio nello spazio-tempo. Il primo aspetto è questo, la corsa con la testa girata. Spesso ci vedete attraversare dei varchi in corsa piena, guardando di lato e questo è il motivo per cui lo facciamo. Abbiamo qualche piccolo millisecondo per poter verificare se lo spazio che stiamo guardando è pulito o meno. In questo caso individuo il boss esattamente al centro del corridoio, quindi posso rientrare sapendo già dove mirare, ho già il fucile puntato e devo solo sparare. C'è uno in mezzo, non so chi sia. Gluar ci ha messo tre ore a morire, era Gluar. E questa è l'altra cosa di cui vi volevo parlare, avete visto quanti colpi ha preso? Bene, sto andando avanti veloce perché vado al prossimo punto interessante, quindi ci vediamo lì. Sono loro Come che saltano? Eh sì, se non sei tu sì. Ok. Sì. Non saliti su Lo sento, li sento, li sì. sento. Dove li senti? Sopra, sono già fuori, in mezzo al terzo. Mi è droppato in drop 1-1 se mi sa. So. Ok. Porca puttana! Tu dove sei? Al terzo nel dove bagno stare? verso nero. Ok, dunque, questa è la situazione. Io sono praticamente segregato all'interno del bagno in questa zona dell'edificio, mentre canta è sulle scale da questo lato dell'edificio. Lui rispetto a me ha una mobilità maggiore, può cambiare piano, può andarsene, può fare quello che vuole. Io sono bloccato lì dentro. Il nemico ha approcciato probabilmente dal fiere bianco è salito sopra questo balcone utilizzando la rampa che c'è in questa posizione. E si è introdotto all'interno dell'edificio lateralmente qui, quindi sono molto vicino a Kanta. Tuttavia, io sono rimasto fermo all'interno del bagno per tutto questo tempo perché so che Kanta è un giocatore in grado di badare a se stesso. Quindi, non appena sento che inizia la battaglia, entro in azione e cerco di dare il mio contributo. Ma prima di quel momento, non è il caso che io rischi di perdere la copertura per niente. Kanta sa badare a se stesso. Ad ogni modo, appena sento partire il combattimento, entro in azione, guardate. te? Sì, Mi devo spostare. Ho un caricatore e basta. Ok, sorpresa, velocità e violenza. Sicuramente avevo l'elemento sorpresa, ma purtroppo per me il nemico stava sparando a caso nella mia direzione per coprire il corridoio. Del resto c'erano parecchi cadaveri, quindi è comprensibile che volessero tenersi sicuri. Comunque... Perso l'elemento sorpresa, passo a violenza e velocità d'azione. Lo so che sto sparando male, ma non è quello il punto. Il punto è che loro sono letteralmente a due metri dal mio compagno. Quindi, il mio sparare, tutto quello che ho verso quella porta è un tentativo di impedirgli di uscire e prendere le scale. Perché sulle scale c'è il mio amico. Quindi, il mio compito in questo momento è tenerli dentro quella stanza. Detto questo, rapido controllo delle munizioni, non dimenticate che abbiamo appena finito di combattere praticamente tutta la scorta del boss e quindi le munizioni sono un problema. Andiamo avanti. Pezzo di merda! Dove cazzo va la Nadeo? Eh, sono dentro la stanza loro. Insegna, sì. Sì. Tu riesci a fare qualcosa? Ma che mi insegue? Eh, ero salito ma la nade mi inseguiva. Consapevole delle poche munizioni a mia disposizione, passo all'arma secondaria, un T5000 con mirino 6x. Il mio compito è quello di fornire informazioni al mio compagno e, nello stesso tempo, impedire l'avanzata del nemico. Detto questo, conosco molto bene lo stile di gioco di Kanta e so che se mi avvicinassi a lui sarei probabilmente di intralcio, quindi in questo momento tengo le distanze e tengo la mia posizione. Hanno chiuso la porta d'insegna, Canta, hanno chiuso la porta d'insegna. Certo. Hanno riaperto la porta d'insegna? Ce n'era uno sotto. Audio, non, non, si è buttato, non l'ho sentito per l'audio, scusa. Ti ha fatto? È sì, mi ha fatto, non l'ho sentito per l'audio, non potevo sentirlo. Beh, mannaggia. Canta non ce l'ha fatta. Sono rimasto da solo. È il momento di mettere in atto il mio piano. Questa è la mia pensata. Sono un topo in trappola. Sono sempre fermo nel mio stupido lato dell'edificio, di qua. E sono perfettamente consapevole ormai di avere almeno un nemico dall'altra parte dell'edificio e almeno un altro nemico sotto dove è stato ucciso Kanta. Kanta è stato ucciso al piano terreno. Quindi so che in questa zona dell'edificio sono presenti più di un nemico. E io sono un topo in trappola senza via di fuga. Ho perso l'elemento sorpresa, ho perso tutto. Quindi, ripetendo quello che ho cercato di spiegarvi nel mio video dei tre principi, è il momento di ripristinare l'effetto sorpresa. Poi, altra premessa, sappiate che in questo momento eh, faccio una missione personale di vendicare il mio compagno, ma non è necessario. Il mio compagno e io abbiamo ormai i soldi che escono dalle orecchie a questo punto del wipe, e probabilmente gli farei un favore a uscire il più rapidamente possibile. Quindi, la mossa che sto per fare. Prima che nei commenti qualcuno mi scriva, hai fatto un giro chilometrico, Kilner. Hai avuto culo che il tipo. Lo so, ma eh, il mio piano tiene conto anche di quello. Quello che sto per fare è un piano con diversi punti di interruzione costruiti al suo interno. Ovvero, qualora la mia mossa non dovesse andare come, come desidero, posso semplicemente abbandonare la missione e andarmene all'uscita nel modo più rapido possibile. Comunque, questo è il mio progetto esco dall'edificio nella maniera più rapida e sneaky possibile. Prendo la oh, scusate, colore sbagliato. Prendo la distanza, faccio il giro tutto lungo muro e mi posiziono a Scav Lens, nei pressi del carro armato per verificare la pulizia della stanza dove sento il nemico adesso dall'esterno, praticamente flank dalla sua sinistra. Altra cosa prima di riprendere non è un vanto in nessun modo, ma voglio solo farvi notare quanto poco tempo ci metto nel contesto del gioco a pensare a questa mossa e a agire. Questo per dirvi che la rapidità di pensiero e di azione è fondamentale in Tarkov per rimanere un passo avanti al tuo nemico. Prima di abbandonare l'edificio ho voluto controllare che il cadavere che ho trovato al piano terra non fosse quello del mio amico. In tal caso gli avrei preso la roba e mi sarei scappato veloce veloce. Eh, assumo un propital per garantire la copertura sotto effetto di painkiller durante tutto il fight che sto per intraprendere, oltre che il recupero della salute in caso io debba prendere danno, e abbandonerò il mio zaino perché so che è capiente e faciliterei il mio nemico nella raccolta del nostro loot in caso di sconfitta. Dove sei morto di preciso? È sulle scale mie, sotto, mm -hmm. il tipo era sotto, proprio come se fosse buttato da drop room praticamente. Era d'entrata. Giunti a destinazione, mi preparo a ingaggiare. Durante tutto il tragitto, il nemico ha continuato a sparare con il suo fucile, lasciandomi intuire che non aveva preso nessuna posizione avanzata, era ancora in quella stanza e quindi avrei avuto un tiro facile. Poco prima di prendere posizione, ho chiesto al mio compagno dove fosse morto di preciso per provare a immaginare dove sarebbero potuti essere i nemici. Perché sono più di uno. Ed è un buon momento per dirvi che in questo, in questo posto qua, se non avessi visto il mio nemico nella finestra in alto o in nessuna delle finestre laterali, avrei probabilmente abbandonato lo scontro. Troppo vantaggio loro, svantaggio mio, perdita di tempo, conveniva andarsene. Comunque, siamo qui, il nemico è esattamente dove lo aspettavamo. Godetevelo. Non so quanti sono. Ok, prossima fase. Avete visto quanto poco tempo ci ho messo ad andare avanti col mio piano e a evolvere il pensiero? Non appena ho visto che il proiettile è andato a segno ero già in corsa, praticamente ancora prima che il mio nemico toccasse il suolo. Questa è la situazione attuale. A questo punto io ho Kanta morto in questa zona dell'edificio. Un nemico morto al terzo piano in questa zona dell'edificio. E io ho appena sparato da questa zona qua. Perché sottolineo che io ho appena sparato di qui? Perché ho usato un fucile non silenziato. L'attenzione degli altri nemici all'interno dell'edificio è rivolta tutta verso di me. Le ho flancati, ho avuto sia l'elemento sorpresa, violenza, rapidità d'azione, tutto quanto c'era. E adesso l'attenzione dei miei nemici è rivolta verso di me. Quindi devo assolutamente riposizionarmi subito. Non devo dargli neanche il tempo di girarsi verso una finestra e guardarmi, sono già volato via. Dove mi muovo? Ripercorro i miei passi tornando indietro. Mi introdurrò sotto l'edificio utilizzando il portellone dei sotterranei. Passerò tutto sotto, per poi risalire e rimettermi nella stanza dove ho appena terminato il mio nemico. Quindi, sostanzialmente rifaccio il giro e gli entro da un'altra parte ancora mentre loro guardano sulla distanza io sono attaccato al loro muro e salgo qualcuno attivato ed è sicuramente a mio vantaggio una distrazione in più Detto questo sto approcciando l'edificio lateralmente perché da questo lato non ha finestre quindi sono completamente coperto dall'interno. Ho un caricatore, canta non so che cazzo fare. Sto per intraprendere un combattimento dove io sono decisamente in svantaggio. Ho un solo caricatore, non so quanta gente c'è dentro, non ha senso che io rischi più di quello che, eh, che devo, quindi il mio fucile secondario che non mi servirà nel combattimento che sto per intraprendere... È meglio nasconderlo sperando che torni. Consapevole della presenza di un cadavere all'interno di questa stanza eh, lancio qualche granata nella speranza di smuovere eventuali nemici che stavano recuperando la roba dell'amico. Una volta entrato mi assicuro che eh, sia tutto libero, come avete visto ho utilizzato di nuovo la tecnica della corsa con la testa girata per verificare la pulizia del corridoio, dopodiché chiudo la porta. Chiudo la porta perché il nemico può arrivare solo dalla breccia che ho appena chiuso e dalla rampa che ho salito poco fa, facendo però molto rumore, quindi... Così facendo mi sono creato un piccolo spazio sicuro che posso utilizzare per pianificare più in tranquillità il resto del mio attacco e per infrangere la mia regola. Tendenzialmente non si lutta mai durante un combattimento per non rimanere sorpresi dal nemico, in questo caso però eh, lo farò perché sono relativamente al sicuro, ho l'armatura distrutta, ho un caricatore solo all'interno del fucile ed è quindi un'ottima occasione per migliorare le mie chance di sopravvivenza. Che arma avevi, canta? Eh, HK. 995 tu, vero? Queste sì. Questi hanno già ammazzato mezza mappa, Canta. Hanno un fracco di dog Tag. Slick nuova. DTMDR. M61. Granate. Sono a posto. Per chi di voi si stia chiedendo perché ho preferito il DTMDR alla K la risposta è semplice: Il nemico che ho appena ucciso aveva una slick addosso. Dovrei immaginare di conseguenza che anche gli altri i nemici all'interno dell'edificio siano equipaggiati con armature di altissimo livello. I BP all'interno della K non mi possono aiutare tanto quanto gli M61 all'interno del DT. Gli M61 sono in grado di uccidere con solamente due colpi al torace qualsiasi armor all'interno del gioco. Quindi Seppur io abbia meno munizioni e caricatori meno capienti, in questo momento ho sostanzialmente la miglior arma possibile per affrontare il combattimento che mi aspetta. Devo vedere chi mi, era. mi apre la pagina. Dopo una prima rapida ispezione non trovo nessuno, quindi decido di minimizzare ancora le perdite di Ghir in caso di sconfitta. Un singolo colpo, M4-1. Per via dell'audio non, non sono riuscito a capire se era al secondo piano o al primo piano, quindi resto ad ascoltare e da questo momento in poi so che più o meno al centro dell'edificio c'è un nemico con M4A1. Ora, ehm, il motivo per cui sto per luttare canta, è che la distanza di questo sparo mi fa più o meno immaginare che eh, il nemico è appunto lontano dalle scale, quindi se si dovesse spostare dovrei essere in grado di sentirlo. Non ho ancora capito dove eri tu. Mi hai sotto i tuoi piedi adesso sulla scala. Sono sotto di te. Ma il tipo ce l'hai dentro la stanzina, mi sa. fucile eh, per prepararmi a raccogliere quello di canta so che canta usava una, un hk416 full meta quindi di lunghissimo eccetera eccetera non sono sicuro che mi entri nello zaino ma per forza di cose entra nel mio slot arma quindi momentaneamente butto la mia arma per tirare sulla sua eh, fate attenzione come tutte queste operazioni di loot che state per vedere siano delle rapidissime toccate e fuga spendo pochissimo tempo immobile eh, all'interno dei menu Magico M61. Prima che qualcuno mi scriva nei commenti Oh, ma è facile sparare senza mirare usando la croce sullo schermo, non uso la croce sullo schermo e questa clip è una prova perfetta del, della tecnica che utilizzo io per sparare senza mirare. Se fate caso, quando ho iniziato la raffica, i miei colpi hanno colpito la colonna davanti al nemico. Beh, io ho utilizzato gli impatti sulla colonna per capire dove stava sparando il mio fucile. E aggiustare il tiro sul mio nemico. Detto questo, il combattimento non è finito. Questo nemico non sapevo neanche che fosse qui. C'è Mr. M4 che probabilmente sta arrivando e io ho un caricatore vuoto. E come il caro vecchio Call of Duty insegna, switchare all'arma secondaria è sempre più veloce che ricaricare. Venite, secondo te. Eh. GG, dude. Eh, penso di sì. Credo che quello che mi è scelto dalle scale è quello che ha fatto me. Mm. Ho usato la colonna come copertura per consentirmi di completare l'animazione. E sono uscito in pre-fire praticamente sulla testa del mio nemico. Ero sicuro che il fucile avesse il caricatore praticamente pieno, perché conosco Kanta e quando è morto non l'avevo sentito sparare. Per cui probabilmente aveva il caricatore appena cambiato, comunque molto pieno. Kanta non è il tipo che gira con i caricatori mezzi vuoti. Detto questo, niente, da questo momento in poi è tutto un uh, luta, ruba qui, ruba chi là torno a prendere il mio zaino, eccetera eccetera. E decido poi di uscire dall'uscita di due. Non vi parlo in questo video di come si pulisce di due, farò un video apposito più avanti. Dunque, questo è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, ma che soprattutto uh, vi sia stato utile. E leggo i vostri commenti sempre, mi impegno sempre a leggere quello che scrivete sotto, per cui questa volta vi faccio vedere anche questa è l'esperienza che ho ottenuto a Fine Ride. Questa è stata la mia lista di uccisioni e questo è stato il loot che ho recuperato. L'altra volta mi avevate chiesto di farvelo vedere, quindi eccolo qui. Grazie dell'attenzione, vi ricordo che sabato 17 la sera, in prima serata, giocherò il torneo Italia-Francia, ve l'ho detto già tre volte questa settimana, quindi non potete mancare. Grazie dell'attenzione, alla prossima.